Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Jogger. Oggi ragazzi finalmente, e dico finalmente, siamo arrivati nel video che forse in tanti aspettavano, perché me l'avete chiesto, se mi sta paura. Me l'hanno chiesto veramente in tanti ragazzi nel discorso delle live, cioè per chi mi segue live sa perché anche sto facendo questo video. E niente, oggi lei sarà contentissima. Mo si vede poco perché siamo qui sotto al garage, sto prendendo la macchina e stiamo andando finalmente a comprare questa benedetta Vuitton. Lei è contentissima ovviamente. Pronta. Sei pronta? Prendiamo la macchina. Che poi ragazzi, un'altra cosa, vi devo fare il video della macchina, quindi mi raccomando, se questo video raggiunge i 40.000 like, che sono tantissimi, ci arriveremo mai, però vabbè, facciamo anche il video della macchina, dove ve la faccio vedere tutta quanta bella finita. Vi piace intensamente il rombo e non vi dico nient'altro. Siamo entrati, amore. Sei contenta? Finalmente oggi. Da quanto tempo l'ho promessa? Saranno un annetto forse. Non mi sa pure più. Allora qui, ecco, guarda, c'è una pomodante la Vuitton, vedi? Santa Lucia, io mi sento male, dobbiamo reggere. Raga, allora, aspetta, partiamo un attimo dal presupposto, una cosa. Non posso fare riprese, quindi entriamo entro la Vuitton, ragazzi, e facciamo gli acquisti e usciamo, perché non possiamo fare riprese. Vi faccio vedere solamente dietro. La scritta, ecco, Louis Vuitton, quindi ragazzi, noi entriamo e ci vediamo fuori. One eternity later. Amore? Amore, allora la borsa l'abbiamo comprata. Alla fine che abbiamo comprato? La borsa è uscita con un'altra bella cosetta che poi, se sono curiosi, pensa che qua gli facciamo un altro video, se ragazzi, che dici? Gli facciamo un altro video? Sì, Oh, ci possiamo andare a casa. Sto una bomba. Ciao, oddio, si sente male. No, a casa. Siamo usciti dalla Rinascente. Mo stiamo a salire qui in macchina, andiamo a casa. C'è un po' di buste. E no, ero uscito che dovevo prendere una borsa sola, mo. Siamo usciti fuori con un po' più di roba, però vi dico la verità, raga. Voglio fare un altro video su quello che mi sono preso per me, poi ve lo faccio vedere appena arriviamo a casa. Quindi ci vediamo a casa e vi faccio vedere appunto la borsa che abbiamo preso a Valentina. Se l'è scelta tutto lei, raga, siamo stati 2 ore e mezza qua dentro per scegliere una borsa. Abbiamo scelta una e invece l'abbiamo cambiata. Io ci ho messo 20 minuti a prendere quello che prendo io. Andiamo a casa. Ok ragazzi, allora ci siamo tornati a casa e finalmente ce l'abbiamo fatta, amore. Ce l'abbiamo fatta finalmente da quanto da tanto tempo finalmente. E ma gliela facciamo vedere questa borsa? Dai, andiamo, facciamo vedere. Allora, prima devo fare una premessa. Partiamo dal fatto che io avevo visto una borsa. Come? Una borsa. Borsa. Sì, rompere io vedo con borsa. No, borsa si dice, non so come senti. Va bene, praticamente avevo scelto una borsa, però praticamente che c'era online ma non era disponibile al negozio. Sai che c'era quella borsa, guardare, ma c'era di un altro colore. Sì, ma poi devi sempre guardare con i tuoi occhi determinate cose, esatto. Perché poi dipende l'impatto, perché ti può piacere una cosa, poi la vedi al vivo, poi se non ti piace. Infatti ha cercato alcune cose, siamo stati 2 ore e mezza lì dentro a cercare di capire quello che poteva andare o non poteva andare. Però alla fine ha preso una borsa veramente bellissima. Però alla fine, ma all'ultimo, io ne avevo presa un'altra addirittura. Invece il commesso, ragazzo, mi fa: guarda, se vuoi c'è anche questi, ma nel colore come lo volevi tu. Dico, ok, fammela vedere. Dai, facciamela vedere comunque. Allora, qui, raga, intanto facciamo il presupposto che, come stai vedendo, ci sono 3 tipi di buste, ok? Perché poi io in questo video vi faccio vedere solamente la sua borsa. Voglio farvi un altro video dove vi faccio vedere quello che ho preso io. Oltre a una cosa della Vuitton che ho comprato, mi sono preso altre determinate cose e voglio farvi vedere. Quindi mi raccomando ragazzi, poi sarà un altro video, spolliciate. Allora, dovrebbe essere questa, la più grande secondo me. Perfetto, comunque non c'è niente di come dei pacchetti nelle cose, è tutto. No, poi è stato veramente carino. Uno spettacolo, facciamo vedere un po' chi è. Pure le scatole sono ben peccato buttare le scatole. Ma chi butta? Ok, dai, apri un po'. Che sono un po' tutti curiosi qua. Finalmente. Oh. Becca e porta a casa. Eccola qua. Ok, questo chiudilo.
l'appoggi sopra. Adesso vediamo perché adesso non è finita. L'appoggi sopra. Questa, ragazzi, è la borsetta che si è presa Valentina. Comunque molto bella. Questa è la dragonina che va sopra. Qua si è fatta anche incidere sui iniziali. Eccola qua. Molto molto bella. Bella. Dentro è, aspetta, ci facciamo vedere tipo con la luce. È un prugna, diciamo. Prugna. Color prugna. In più ha preso. Perché, raga, così ci sembrava un po' troppo semplice. Ne avevamo vista un'altra che c'aveva tipo tutte un aveva un lucchetto dorato e rosa con delle rifiniture rosa, molto molto bella. Però poi il ragazzo ci ha consigliato di aggiungere un qualcosa che potesse andare a riempire, diciamo, la borsetta. Poi vabbè, oltre alla spesa che abbiamo fatto, ci hanno regalato dei campioncini, dei profumi che loro stanno vendendo, ci hanno fatti provare a usare un pochettino, ma sono veramente buoni. E voilà, ma quanto è bello questo, raga. Praticamente va indossato, cioè tu gli puoi fare un fiocco, lo puoi girare tutto intorno qui, puoi fare quello che vuoi. Adesso abbiamo messo, vabbè, diciamo che adesso stavo messo un po' velocemente, però per farvi capire che si può mettere o intorno al manico, diciamo, della borsetta, e con una cosa che può scendere così, quindi con questo, o se no lui ha detto pure potete fare un fiocco, cioè la puoi sistemare un po' come ti pare. Ho deciso di prendere questo motivo di questo fazzoletto, che comunque è molto bello, raga, molto particolare. Ti pare che non lo prendevo rosa? Esatto. E quindi questa qua è la sua borsetta. Sei contenta, pure? Finalmente è arrivata. Quindi, signori, questo video è giunto a termine. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Finalmente, per tutti quelli che ce l'hanno chiesto, ma quando gliela compri? Perché stavamo là, perché ormai era uscito fuori un dibattito tra me e lei con sta borsetta, purciaro, non purciaro, cos'è? Vabbè, ragazzi, risate. Quindi ce l'abbiamo fatta. Se rivedremo tra 50 anni. E noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, ragazzi, un bel like. E se volete vedere cosa c'è dentro quest'altre due, anzi quest'altra bella bustarella. Quindi mi raccomando, ragazzi, vi faccio un altro bel videozzo. Al prossimo video, passate qui a fianco a noi per vedere altri video. Se io c'è per il canale, cliccate la campanella per vedere. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, ragazzuoli. Ciao.